Dogo Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. È il 24 gennaio 1925. Leonard, guardando fuori dalla finestra, si chiede perché abbia deciso di trasferirsi in Alaska. Ci sono 34 gradi sotto lo zero, tirano venti fino a 60 km orari e quasi non basta la stufa a scaldare la casa. Gli risuona in testa la voce di suo padre, che gli aveva sconsigliato di lasciare la Norvegia per l'America. Ma da quando aveva saputo che in Alaska c'era l'oro, il richiamo del sogno di diventare ricco grazie al metallo più prezioso non lo aveva più lasciato. Leonard è abituato al freddo, però le tempeste di neve e ghiaccio che ci sono in Alaska, a quelle non era preparato. A Nome, una cittadina affacciata sullo stretto di Bering, era arrivato 15 anni prima. Nell'Anvil Creek l'oro c'era, lo aveva raccolto a mani nude insieme a tanti altri cercatori e per farlo aveva messo insieme una squadra di cani da slitta con cui muoversi nella tundra ghiacciata. Ma in poco tempo l'oro si era esaurito. Non ci sarebbe stato più motivo di restare, se non fosse che Leonard nel frattempo aveva trovato il tesoro più bello, Constance. Capelli rossi, lentiggini, una forza infinita. Con Constance, Leonard aveva tirato su una piccola fattoria, con la stalla, un bel terreno, il recinto per i cani e una bella casetta di legno. E ora, dalla finestra di quella casetta, sta guardando tutto quello che è riuscito a costruire con la moglie, fiero. Un cielo nero e pesante fa da sfondo al panorama. Chi si sarà messo per strada con quel freddo? Leonard apre la porta. È il medico di Nome. Entra, insieme a un gelo tagliente. Si toglie il cappello. È qualcosa di grave. I bambini di Nome sono ammalati. È difterite, la malattia che chiamano lo strangolatore. Sono tutti nell'ospedale del paese, febbricitanti, con la tosse, respirano male. Non c'è modo di curarli a Nome. L'antitossina si trova a Fairbanks. C'è un treno che può portarla a Nenana, ma da lì non c'è modo di trasportarla. Il mezzo migliore sarebbe l'aereo, ma è troppo rischioso. Le fusoliere sono aperte e gli aeromobili sono raffreddati ad acqua e con quelle temperature ghiaccerebbe tutto. Il dottore è andato da Leonard perché tutti conoscono le sue imprese. Si dice che una volta abbia percorso i 1000 chilometri tra Nome e Nenana in 4 giorni. Lui con i suoi cani. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together. Constance sente la conversazione. Sa dove vuole andare a parare il dottore. Non se ne parla. Leonard non partirà con la tormenta di neve in arrivo. È troppo pericoloso. E poi, Togo è troppo vecchio. Togo è l'unico dei loro cani che può guidare una spedizione di quella difficoltà. Però ha 12 anni. Quando è nato, a Leonard era apparso subito come un cane fragile, un po' tonto. E soprattutto non adatto alla slitta. Infatti l'aveva dato via, ma glielo avevano riportato lamentandosi di aver ricevuto un cane stupido. Ci aveva riprovato Leonard a disfarsene, sotto lo sguardo critico di Constance, che si era affezionata al cucciolo. Ma anche la seconda volta non c'era riuscito, perché Togo era scappato per tornare da loro. Poi Leonard lo aveva visto rincorrere i caribù nella tundra. Correva davvero veloce. E aveva deciso di testarlo con la slitta. Nonostante fosse il più piccolo, quel cucciolo quasi tutto nero e con gli occhi del colore del ghiaccio si era dimostrato adatto a guidare la squadra. E a quel punto aveva deciso di dargli finalmente un nome. Lo aveva chiamato Togo, come l'ammiraglio giapponese che aveva guidato alla vittoria la sua flotta contro le navi russe nel Mar Baltico. Ma adesso, mettere Togo alla guida della slitta e affrontare quel viaggio così lungo e con le condizioni meteo in peggioramento, anche a Leonard sembra una follia. Ma ci sono decine di bambini malati che moriranno senza quell'antitossina. Leonard deve partire. È
l'alba del 25 gennaio. Leonard prepara la slitta, le provviste, sceglie i cani e imbocca la strada principale di Nome. Tutti gli abitanti sono fuori dalle case per salutare lui e i suoi animali. Non sanno se si rivedranno. Il piano prevede che Leonard percorra l'unica strada tra Nome e Nenana verso est, mentre un altro Masher, un altro conduttore di slitte, da Nenana in direzione ovest gli sarebbe corso incontro con le fiale di antitossina. C'è un solo modo per fare più in fretta, cioè attraversare il Norton Sound, un'insenatura di mare ricoperta di ghiaccio. Ma lo spessore di quel mare di ghiaccio non lo si può sapere. Quando ci si trova davanti, Leonard non rallenta neanche. Incita i suoi cani a correre sempre più forte e volare sopra quella coltre bianca. Sente lo scricchiolio. Vede le spaccature nel ghiaccio che come saette si disegnano sotto la sua slitta. Poi, il terreno cambia da un momento all'altro. È riuscito ad attraversare l'insenatura. Il ghiaccio ha retto. Alla terza notte di viaggio, sfinito e consapevole che i suoi cani sono allo stremo, Leonard si ferma in una locanda sulla via, a scaldarsi e a curare le zampe ferite degli animali. Togo è il più stanco. I suoi 12 anni si fanno sentire. Guidare una slitta in quelle condizioni è un lavoro da cane giovane. La porta si spalanca. È il Masher partito da Nenana con le fiale. Ora Leonard deve solo tornare indietro. La mattina dopo riparte e mentre Leonard viaggia le nuvole diventano sempre più nere, minacciose, il vento sempre più violento e nevica ininterrottamente. Come se non fosse già abbastanza scarsa la visibilità, gli occhi di Leonard senza alcun tipo di protezione si stanno congelando e non riesce a tenerli aperti. Ormai ha quasi perso il senso dell'orientamento, si affida solo ai suoi cani, si fida di Togo che con i suoi occhi di ghiaccio non si scoraggia nella tormenta. Poi ad un certo punto sente una voce che lo chiama. Sono allucinazioni. Gli sembra di sentire Constance che lo richiama a sé. Forse il freddo ha avuto la meglio e sta morendo. La sente di nuovo. Ma non è Constance, è un uomo. Lo sente distintamente adesso. Forse non sta morendo. Riesce ad aprire gli occhi e nell'annebbiamento intravede una figura, poi un'altra e un'altra ancora. Sono cani. E in fondo, sulla slitta, c'è un Masher. Gli è stato mandato incontro da Nome senza che Leonard lo sapesse. È giunto per recuperare le fiale come in una staffetta e portarle indietro. Ora Leonard potrà riposarsi nella prima locanda, mentre l'antitossina percorre gli ultimi chilometri per giungere all'ospedale. Quel Masher è Gunnar Kazan e la sua slitta è trainata dai cani di Leonard che erano rimasti a casa. A capo della squadra c'è Balto. Sì, proprio quel Balto, che quando è ritornato a Nome con le fiale di antitossina è stato incoronato insieme al Masher eroe della spedizione per recuperare il siero. A Central Park, New York, ogni anno migliaia di famiglie portano i loro bambini a fare le foto davanti a una statua di bronzo del 1925. Raffigura un cane, fiero, pronto a balzare. È la statua di Balto, diventato leggenda grazie ai cronisti dell'epoca. Ma non molti di loro sanno che in un parco lì vicino, molto meno famoso e visitato, il Seward Park, c'è un'altra statua, più piccola. Anche questa rappresenta un cane. È la statua del vero eroe di questa storia, Togo, che grazie al suo coraggio ha salvato la vita di decine di bambini. Il modo in cui si racconta una storia può cambiare la storia stessa nella memoria di chi la ascolta.
Noi, con il DocuZoo, cerchiamo di regalarvi storie che potreste non conoscere, ma che, speriamo, possano stupirvi. Wow! Molti hanno scritto che hanno visto il film di Togo, hanno fatto un film su questa storia, bellissima, cazzo. E c'è una frase che scrisse a fine dell'Ottocento, Tolstoi, disse: se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani. E questa cosa mi ha fatto riflettere molto, perché effettivamente tante volte, sai, tu non conosci retroscena di alcune cose.